dal rugby passiamo alla 33esima edizione di Gioca Gin, la storica manifestazione nazionale della WISP, e questo fine settimana è il primo appuntamento per una serie davvero di iniziative che andranno avanti fino a giugno. Noi abbiamo il piacere di avere collegato in diretta Tiziano Pesce, che è il vicepresidente della WISP. Buongiorno Tiziano e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie a voi del graditissimo invito, è un grande piacere e complimenti per la trasmissione che mette insieme sempre e ovviamente sport agonistico di alto livello, ma con lo sport sociale, quello che a noi piace molto ovviamente. Certo, lo sport di base, come lo definiamo, tra l'altro sport sociale, sport di base, dilettanti, che lo ricordavamo prima anche con la polisportiva dell'Odigiano, resteranno fermi, tu ci confermi anche per quanto riguarda le iniziative della WISP? Sì, abbiamo tempestivamente nel pomeriggio di ieri sospeso con il nostro comitato territoriale di Lodi, di concerto col comitato regionale Lombardia, ovviamente l'attenzione anche dell'WISP nazionale sempre alta, sospeso tutte le attività promosse e organizzate sul territorio della provincia di Lodi, addirittura ovviamente a scopo precauzionale, ma soprattutto per andare incontro, ecco, per evitare al massimo i disagi anche delle società sportive dell'Odigiano. Oggi è stata sospesa anche l'attività regionale delle ginnastiche, era prevista una gara molto importante in provincia di Mantova, ma con una partecipazione alta di associazioni sportive dilettantistiche della provincia di Lodi, quindi questa attività è stata sospesa. Ovviamente teniamo monitorata la situazione e sul sito internet dell'WISP Lombardia, wisp.it/Lombardia, se ci fossero, ecco, aggiornamenti, i nostri soci, i nostri dirigenti troveranno tutte le informazioni in tempo anche reale. Perché sono iniziative, no, che servono anche a rassicurare le famiglie, perché magari, non so, i figli dicono: ma guarda, c'era la partita, comunque in quel posto lì si poteva giocare, non è tra quei comuni magari che sono bloccati. Fare un passo indietro tenta di rassicurare in un momento difficile un po' tutti, Tiziano. Esattamente, ovviamente il riferimento è alle comunicazioni ufficiali degli organi competenti, però ecco, con un'attenzione, come giustamente dicevi tu, anche diciamo maggiore, pensando anche appunto agli spostamenti. È proprio il caso dell'attività che, di cui parlavo prima, delle ginnastiche, che sebbene si dovesse svolgere in provincia di Mantova, però è stata sospesa. Meglio così. Veniamo a Gioca Gin, perché insomma speriamo che questa sia davvero una parentesi. Gioca Gin che arriva alla 33esima edizione, un classico con un motivo portante, un filo rosso che unisce tutte queste 33 edizioni, che è la parola che si usa molto in questi ultimi tempi, ma la WISP, come tanti altri che fanno lo sport di base, conoscono da tempo, che è l'inclusione, lo stare insieme e fare gruppo. Assolutamente, sono proprio gli ingredienti fondamentali di una iniziativa come Gioca Gin, come ricordavi, giunta alla sua 33esima edizione. Gli ingredienti appunto sono quelli di sport per tutti, di sport di cittadinanza, una manifestazione che assolutamente non prevede competizione, ma proprio inclusione di tutte le fasce di età. Dire che a Gioca Gin partecipano atleti e atlete appassionati dai 3 ai 99 anni, una manifestazione che nasce con le attività delle ginnastiche, ma che poi si amplia, una manifestazione oggi assolutamente multidisciplinare. Oltre le ginnastiche ricordiamo il pattinaggio, le discipline orientali, qualsiasi forma di danza, una manifestazione che coinvolgerà, come dicevi, da qua a giugno oltre 50 palazzetti dello sport in Italia. È una manifestazione che appunto ogni anno, oltre poi all'inclusione, ha in sé valori importanti di solidarietà, di solidarietà internazionale. Spieghiamo bene anche questa parte qua, no? Perché poi essendoci, abbiamo detto, sì, da 0 a 90, ma molti sono giovani, avere una sensibilizzazione su questi temi quando si è piccini, no, è un valore aggiunto. Sì, assolutamente, molto, molto importante, mai come quest'anno che la manifestazione è anche dedicata a una figura indimenticabile come quella di Gianni Rodari, scrittore, mitico, pedagogista, giornalista, che appunto, che ovviamente è stato ed è un punto di riferimento per generazioni intere di insegnanti ed educatori e soprattutto appunto per l'infanzia. La solidarietà è un filo rosso che ha
sempre contraddistinto Giocagin. Nel 2020, quindi in questa edizione che parte oggi in 14 città, come UISP abbiamo voluto ribadire il sostegno, l'impegno a favore dei bambini che vivono nei campi profughi palestinesi in Libano. Quest'anno completeremo l'impegno che avevamo assunto nella scorsa annualità verso la Fondazione Culturale Canafani per acquistare, attraverso appunto una raccolta fondi che coinvolgerà tutti i partecipanti, un minibus che appunto servirà per trasportare i bambini disabili di cui la Fondazione si occupa. E tra l'altro oggi accanto alle 13 città italiane ci sarà proprio un'edizione speciale di Giocagin in Libano, perché saremo nel campo profughi di Ain Helewi a Sidone, dove appunto si svolgerà una tappa di Giocagin a testimonianza dell'attività che la Fondazione Canafani porta avanti tutti i giorni e dell'attività che molti nostri operatori volontari periodicamente organizzano nell'ambito della formazione per sostenere gli educatori, ecco, dei campi profughi. Pensiamo, il campo profughi più popolato e problematico del paese, ospitava già 60.000 rifugiati palestinesi, a cui ovviamente negli ultimi anni si sono aggiunte molte famiglie siriane dopo appunto la crisi in Siria. Oggi sono quasi 120.000 gli abitanti di questo campo profughi. Una cosa veramente importante, non scordare, fare memoria che ci sono parti del mondo dove veramente succedono cose inaudite per quanto riguarda la popolazione e purtroppo naturalmente gli effetti della guerra. Mi piace questo Giocagin perché ci pensavo in questi giorni, proprio l'essenza dello sport è, prima di tutto, prima che diventi naturalmente lo sport dei grandi numeri, dei grandi guadagni e anche del grande spettacolo, perché no, è un gioco. E quindi andare a riscoprire proprio questa base, questo zoccolo duro del gioco è davvero una cosa che coinvolge, immagino, veramente grandi e piccini, Tiziano. Sì, proprio così, Ugo, perché poi diventa Giocagin è una vera e propria grande festa di sport per tutti, quindi non solo di sport, ma anche appunto di coreografie, quindi di musica, di luci, di colori. Ogni anno chi partecipa a Giocagin, sia diciamo sul piano della palestra, sia sugli spalti, ecco, per loro Giocagin è un ricordo indelebile appunto di una grande festa. L'importante, ecco, ovviamente è la partecipazione. Poi ogni anno in ogni città i nostri comitati, i nostri dirigenti territoriali si inventano, ecco, anche nuove forme, quindi non abbiamo mai un Giocagin uguale all'altro. Dicevo prima, danza, ginnastica, discipline orientali, ma anche attività particolari. Per esempio oggi avremo attività di equilibrio e coordinazione con lo slackline a Rosignano Solvay in provincia di Livorno. Ad Alessandria invece il nostro comitato punterà su coreografie che vedranno insieme protagonisti mamme e bambini. A Grosseto avremo esibizioni di discipline orientali, ma con un'attività molto particolare come la spada antica. A Civitavecchia avremo un flash mob organizzato che coinvolgerà ancora una volta sportivi e spettatori sul tema dei diritti, quindi tantissima attività. E oltre le città che citavo prima, in questo fine settimana che rappresenta l'avvio, poi diciamo il momento centrale, saremo anche a Calenzano in provincia di Firenze, a Cosenza, ancora in provincia di Livorno a Piombino, poi a Udine, poi ancora a Fabriano nelle Marche, a Foggia, a Giarre, alle pendici dell'Etna, a Grosseto, in provincia di Pistoia, a Pievanievole, a Martina Franca in Puglia, in provincia di Taranto, e poi anche a Palermo e a Civitavecchia in questo grande tour virtuale che unisce tutta l'Italia, dai, perché quando parli della UISP obiettivamente puoi mettere insieme tutto il territorio nazionale. Grazie a Tiziano Pesce, vicepresidente della UISP, un abbraccio e complimenti davvero per questa Grazie, nuova edizione. Un abbraccio a te, Ugo, a tutti voi.